Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buongiorno da Teleprima, benvenuti anche in questa giornata alla rassegna stampa che come sempre è offerta da Tecnocampus. Vediamo insieme ora tutti i fatti che sono all'ordine del giorno partendo dai quotidiani nazionali e ovviamente tante sono le parole che oggi sentiremo anche perché si parlerà di Sardegna, di autonomia, di Renzi, ma di tante notizie che stanno davvero spuntando fuori dalle prime pagine dei quotidiani quasi come se fossero delle mine vaganti che alla fine raccontano una storia di un'Italia sempre più in cammino. Ma cominciamo a vedere la prima pagina dei quotidiani nazionali, partiamo questa mattina dal quotidiano Libero e vediamo dove ci porta in questa giornata. Ed eccoci qua, caro Gigino, se cadi in Sardegna ti fanno le scarpe. E infatti domenica si vota sull'isola, Fico ha deciso di non fare più sconti a Di Maio, ritenuto succube di Matteo, pure Grillo lo scarica, guai a lui se 5 Stelle finirà ancora KO. E vediamo proprio Di Maio ritratto in questa vignetta da pastore con le sue pecore. Insomma, annuncia proprio un'attenzione particolare al vice premier Di Maio e soprattutto un'attenzione che viene concessa da tanti membri della politica. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, si parla di autonomia, Movimento 5 Stelle al lavoro per vanificare le richieste delle regioni del nord, tanti saluti all'autonomia e anche la TAV è a rischio, intesa giallo-verde, rivedremo tutto il progetto. E ancora nella parte più bassa della pagina, amici del Sud vogliono terrorizzarvi. E infatti è apparsa sui principali siti nella giornata di ieri un'immagine in cui è ritratta una donna affetta da un tumore in cui si dice che con l'autonomia praticamente c'è il rischio di una sanità che non sarà più uguale per tutti ma che creerà dei cittadini di serie A e di serie B. È partita questo allarme da Bari, dal presidente dell'Ordine dei medici e da là verranno portati un po' ovunque questi manifesti proprio per dire prestiamo attenzione, se l'autonomia non sarà disciplinata nei mezzi e nei modi necessari allora si arriverà a questo grave binomio, ossia due binari diciamo paralleli in cui praticamente la sanità però si presenterà notevolmente differente. E ancora continuiamo a vedere la prima pagina di questo quotidiano, Nord Corea il pretesto per attaccare Salvini, mistero della ragazza sparita ed ancora case popolari nacquero e morirono con Fanfani, l'inchiesta sull'edilizia a prigioni agevolate. Ed infine vediamo nella parte sempre più bassa lo sport, Juve in coma, l'Atletico abbatte, bianconeri sconfitti 2-0 a Madrid. Insomma, davvero una triste sconfitta, anche se troppo spesso si racconta di una sollecitudine degli italiani a godere per le sconfitte della squadra juventina. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso su Il Fatto Quotidiano e partiamo proprio dalla parte alta del quotidiano, dove vediamo che i due Renzi e l'ultimo presta nome poco prima dell'arresto. Le società che non pagano i contributi e la cooperativa Marmodive in liquidazione da un mese fu ceduta a dicembre a Di Palma, che salvò una loro ditta nel 2005. E infatti per l'ultima delle tre aziende per cui Tiziano e Lalla sono accusati di bancarotta, vediamo che i PM hanno chiesto il fallimento. I due ne avevano venduto un ramo all'imprenditore amico, solito metodo, racconta appunto Il Fatto Quotidiano. Ed ancora partito ostaggio, Zingaretti spegne il complotto, ma il PD ancora non molla Matteo. E continuiamo poi a vedere nella parte destra, dopo il voto su Rousseau, Il Fatto e i 5 Stelle, i lettori si dividono sulla scelta pro Salvini. Insomma, dopo alcuni giorni da questo voto, se procedere o meno contro Salvini, c'è ancora tanta polemica e ci sono ancora tanti fatti che vengono
vengono raccontati in maniera differente. E ancora vediamo Morra e gli altri talebani, non siamo più dei signor sì, i dissensi in aula e gli effetti indesiderati. E ancora il reddito che sarà prorogabile, ma più difficile per gli stranieri. Questi sono gli emendamenti agli extracomunitari, servono documenti aggiuntivi. E oltre all'ISEE, infatti, gli immigrati dovranno presentare una certificazione sulla situazione economica in patria. Per molti sarà una barriera burocratica davvero insormontabile. E continuiamo a vedere la prima pagina, eccoci qua il caso di Ciotti, richiesta al Tribunale dei Ministri, PM di Catania, archiviare Conte, Di Maio e Toninelli. E ancora Arce, parla il padre, Serena, peggio di Cucchi, fu delitto di Stato, ancora un allarme e soprattutto una denuncia di un padre per un evento che ha portato alla morte. Basta coprire i due condannati per la Thyssen, Roma a Berlino, anche questo una nuova vicenda, un nuovo argomento proprio in materia di Thyssen, e sappiamo che anche questa è una vicenda che ha lasciato strascichi non da poco. E infine vediamo sulla TAV l'analisi costi-benefici, difende i soldi degli italiani. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani e continuiamo questa mattina vedendo che cosa ci racconta il Manifesto. Come sempre si parte dalla parte alta, rimpatriata a forza in Nord Corea la figlia dell'ex ambasciatore a Roma che aveva disertato a novembre. E ancora vediamo l'Europa che accoglie una denuncia, arrestato perché salva gli immigranti. E ancora nella parte centrale della pagina, eccoci qua la solita fotonotizia, in apertura la cassaforte. Così titola questa mattina appunto il Manifesto, e infatti accontentato Salvini sul caso di Ciotti, Di Maio incassa la nomina a capo dell'INPS di Pasquale Tridico, osteggiato dalla Lega, gestirà l'eredità di Boeri nel potere di istituto di previdenza e il salvadanaio per il reddito di cittadinanza. Verbaro subcommissario di transizione. Ed ancora nella parte bassa della pagina, ancora governo top ad alta velocità, la mozione c'è, vuota. E dalla Sardegna l'impresa di Zedda per battere la Lega. Insomma, mancano pochi giorni a questa importante votazione che si svolgerà proprio in Sardegna. Sappiamo che già ci sono tanti tumulti, tanti problemi e ancora una situazione piuttosto precaria che comunque vedremo come evolverà in questi giorni. Continuiamo a vedere i quotidiani in prima pagina e ci spostiamo su quella del Tempo. Vediamo ricostruzione, ancora una volta il sì delle poltrone con la scusa del terremoto. Il PD vuole regalare un mandato extra al sindaco Dem di Macerata. E continuando a scendere sulla prima pagina, tratta dei bimbi dall'Albania a Roma, un dipendente all'Italia per anni ha comprato piccoli per portarli in Italia e farli adottare. I genitori pagavano, pensate un po', fino a 1000 euro nella speranza di regalare ai figli un futuro più roseo. Insomma, una vicenda sempre più inquietante, proprio questa che racconta di una sofferenza e soprattutto di figli che vengono alla fine venduti per dargli un futuro migliore, probabilmente sì, ma comunque sempre venduti. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano sul Tempo, hanno trovato la linea sul TAV, perdere tempo, mozione Melina di Lega e Movimento 5 Stelle. Ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina, adios Lazio, in Coppa passa il Siviglia. E nella parte bassa della pagina, eccoci qua, da decenni annuncia la primavera, potrebbe fare alzare gli occhi al cielo a tutti, e questo è il miracolo dell'alberello di Prati. E anche questa volta raccontiamo una storia che fa piacere a tutti, soprattutto se consideriamo che mancano davvero pochi giorni al cambiamento di stagione, anche se i meteorologi ormai ci raccontano di una storia che ancora non passa. Ovviamente il freddo ci accompagnerà ancora per un po', però noi comunque siamo fiduciosi in una pace che ci porterà questa primavera. E continuiamo a vedere i quotidiani nazionali, ci spostiamo adesso sul quotidiano di Via Solferino, andiamo a vedere infatti che cosa racconta questa mattina il Corriere della Sera, e vediamo, ecco qua, l'apertura è sulla manovra bis, gelo tria Movimento 5 Stelle, la mozione TAV, la Lega accetta il patto con i 5 Stelle sul rinvio, ma è già polemica. Il ministro prematura stime, però da rivedere, il Movimento Fantascienza e lo spread a 276. Ancora continuiamo a vedere quali sono le altre notizie, vediamo l'editoriale di Gian Antonio Stella, Partito e Giustizia, garantisti a corrente alternata. E infatti vediamo che proprio qua racconta di questa
di questa situazione dove viene detto facita muina, tutti i garantisti che stanno a prora vanno a poppa e chi che stanno a poppa vanno a prora. Insomma, questa è la parodia della più celebre delle ordinanze generali della Real Marina del Regno delle Due Sicilie. Scusate. E sono decenni, infatti, che le inchieste giudiziarie sono prese a pretesto per scontri politici dominati da fazioni quasi indifferenti alla colpevolezza o all'innocenza degli imputati. Insomma, l'editoriale di questa mattina non le manda a dire, ma sicuramente racconta vicissitudini che ci frenano molto, molto spesso. Però prima di andare avanti vi lascio a 2 minuti di pubblicità e poi ritorniamo subito qui. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana SPA del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi, offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la nona edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. E ancora eccoci qua in studio, continuiamo a sfogliare la prima pagina del Corriere della Sera ed andiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano. Si parla infatti di voto dopo le europee, se l'economia si inceppa. E sono questi i timori sulla finanziaria. Infatti, i prossimi 100 giorni del governo potrebbero anche essere gli ultimi. Ma immaginare che le sue sorti siano legate solo al risultato delle europee è un vero e proprio errore. Bastava infatti assistere ieri alla riunione degli economisti della Lega per capire quali numeri incideranno sulla durata della legge. Ed ancora continuiamo a sfogliare questa prima pagina, ci spostiamo proprio nella parte centrale, cambiamo genere e argomento e vediamo infatti una notizia di cronaca: i genitori del giovane adottato, violenza gratuita, è quanto è accaduto nel milanese. Infatti sono state ritrovate scritte razziste contro Bakary, ora ha paura. Ancora scritte razziste contro Bakary, il ragazzo adottato di origine senegalese, una violenza gratuita. Lui adesso ha paura, denunciano i genitori, Angela e Paolo, molto conosciuti a Melegnano, cittadina sud di Milano. Lui fa l'educatore in un SERT, lei l'insegnante. Becker l'hanno conosciuto nel centro di accoglienza dove facevano volontariato. Ci fa rabbia quel ragazzo che lotta per trovare un nuovo equilibrio, poi rischi di perderlo perché qualcuno decide di scrivere una cosa del genere, appunto, scrivono i genitori. Insomma, abbiamo raccontato due storie differenti, però uguali. Ieri abbiamo parlato di Napoli, dove stessa sorte è toccata a due ragazzi
ragazzini proprio che abitano nei bassi e che si sono visti aggrediti e da ragazzi della loro stessa età, e adesso la situazione non cambia nell'altra parte dell'Italia, quale appunto Milano, dove un ragazzo semplicemente per un colore della pelle differente viene trattato in maniera diversa. Ovviamente ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il colore della pelle non è scelto da chi comunque ce l'ha indosso, ma soprattutto dipende da dove si nasce. Questo non significa che bisogna ritornare od essere sempre abitanti di quel luogo, ma significa semplicemente che siamo connotati tutti in maniera differente ed in quanto differenti siamo unici, speciali e perciò irripetibili. Ma questo vuol dire anche che ci vorrebbe rispetto, soprattutto dai più giovani, che molto spesso non hanno proprio la concezione di quello che sia il rapporto con i propri simili, anche a prescindere dal colore della pelle, perché non è detto che la violenza sia compiuta solo nei confronti di chi è differente per visione di pelle. Questo è una breve enunciazione, proprio perché non vorremmo non leggere più questi fatti. Ma continuiamo a vedere la prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera, ed andiamo a vedere che è sparita la figlia dell'ambasciatore, gli 007 da Roma in Corea del Nord. E infatti scatena un vero e proprio caso politico la misteriosa scomparsa della figlia 17enne di Yoo Song Jil, ex ambasciatore di Kim Jong-un, in fuga dal regime del dittatore della Corea del Nord. Un dissidente accusa è stata rapita, ma si dice anche sia tornata dai nonni. Le telecamere a circuito chiuso di Fiumicino l'avrebbero ripresa mentre passava il varco riservato alle personalità per imbarcarsi poi su un aereo di linea. E ancora il diplomatico, vediamo un po' la famiglia, la rete di Joella Liceale in Italia, Jong Song Jil, si muoveva bene e aveva attivato una rete di connessioni anche politiche, creando contatti commerciali per permettere al suo paese di aggirare tutte le possibili sanzioni. E ancora continuiamo a vedere questa prima pagina, ci spostiamo nella parte destra, velo e punizioni. Sviene a scuola, arrestata la madre, ragazza egiziana di 15 anni, l'avrebbe infatti costretta a mettere il velo, studiare il Corano e a non frequentare da sola compagni maschi. E lei sviene a scuola, arrestata la madre di questa ragazza 15enne egiziana che vive nel milanese, la donna si difende, è un adolescente che semplicemente si inventa tutto. Ancora continuiamo a vedere altre notizie, il racconto di Michalizzi dopo il colpo, il botto, gli occhi, poi solo il buio, ho detto è finita. Quando arriva il colpo non senti dolore, non senti niente, ti trovi per terra, il sangue ti copre la vista, un braccio è a pezzi, va per conto suo, non ti muovi intorno, il silenzio, dici vabbè è così che devo morire. Fortunatamente il fotografo italiano non è morto, ma comunque ha vissuto una vicenda troppo brutta. Ancora vediamo nella parte bassa della pagina, Torino aveva 20 giorni, per i medici basta un aerosol eppure muore un neonato. Un neonato di 20 giorni muore dopo la visita in ospedale a Torino. I genitori, prescritto un aerosol, l'hanno dimesso e morto per la polmonite fulminante. Insomma, vicende che raccontiamo anche da questa testata in maniera continuativa. Ogni giorno raccontiamo appunto di fatti che narrano di vicende, soprattutto in campo sanitario, che non lasciano scampo. Medicine che potrebbero salvarci la vita, ma molto spesso si agisce o con leggerezza o semplicemente con errore, e questo determina purtroppo la morte o la vita. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo adesso sul giornale, andiamo a vedere come racconta i fatti proprio in questo giovedì, e racconta di una figuraccia del governo, dicono infatti, si sono fatti fregare anche da Ciccio Kim. Sparita infatti a Roma la figlia dell'ex ambasciatore nordcoreano, se la sono ripresa gli uomini del dittatore comunista. Questo secondo il giornale e secondo le telecamere. Ancora vediamo il baratto al governo, la prima penale pagata da Salvini e il rinvio della TAV. Infatti la prima fotografia del nuovo rapporto che lega Matteo Salvini all'anima del governo grillino è quella capeggiata da Gigino Di Maio. L'avremo oggi alla Camera sulla mozione
voluta dalle opposizioni proprio sulla TAV. Infatti, i gialloverdi hanno trovato già un accordo per una mozione che rinvia al contratto di governo, il quale rinvia ad un'analisi costi-benefici che, corredata da relazioni e controrelazioni, ribadirà ancora per un po' di tempo da un ministero all'altro, passando per il Palazzo Chigi. Il risultato sarà quello previsto dai democristiani di un tempo, ossia il rinvio, appunto, e quindi di rinvio in rinvio si vedrà se questa TAV partirà oppure no. Secondo le previsioni del giornale sembrerebbe proprio di no. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Va all'INPS il tecnico che ha tagliato le pensioni. Questo l'accordo su Tridico, un altro tassello sta per andare al suo posto e infatti è quello dell'unità ritrovata al governo dopo il no degli elettori Movimento 5 Stelle all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, successore di Tito Boeri al vertice dell'INPS. Dovrebbe essere appunto Pasquale Tridico, economista dei pentastellati, padre del reddito di cittadinanza e principale misura della varata dal Movimento. E questo è un altro punto a favore del Movimento 5 Stelle, sempre secondo il giornale. E ancora l'ipotesi manovra bis, Tria non la esclude, ma intanto è gelo con la Lega l'offerta di Maio post 18. E intanto vediamo anche qui l'immagine di Mica Lizzi, il fotografo, con un'intervista esclusiva alla Lega: mi ha salvato la vista, potevo morire, dice, però tornerò al fronte. E infatti il volto segnato dalle ferite, la mano fasciata e schegge dappertutto, ma forte, attivista e ottimista come sempre. Il fotoreporter Gabriele Micalizzi, ricoverato all'ospedale milanese San Raffaele, racconta così com'è sopravvissuto ad un razzo. Ed ancora continuiamo a vedere nella parte bassa, sfida di Berlusconi all'Europa: l'Italia deve pesare di più. Il Cavaliere infatti fa appello ai liberi e forti. E intanto continua l'inchiesta sui genitori di Renzi, dove si trovano a domiciliari più pazzi del mondo, così li definisce appunto il giornale. Ed infine la parte bassa della pagina, il dibattito sulla riforma del codice della strada: dia la patente a chi guida col cellulare, la proposta shock, pensate, per ridurre gli incidenti. Infatti, nonostante gli svariati appelli della Polstrada, che anche ieri è tornata a chiedere il sigillo e comunque la vista sulla patente per chi è beccato a guidare al cellulare, per la Corte Costituzionale è illegittimo l'articolo 222 del codice della strada, che prevede la revoca della patente in tutti i casi di condanna per omicidio o lesioni stradali. Secondo le toghe, la revoca automatica e legittima solo per i reati stradali aggravati da consumo di alcol e droga, e probabilmente dovrebbe essere rivalutato tutto all'insegna di quelle che sono le nuove abitudini, perché purtroppo anche il cellulare è diventata non solo un'abitudine, ma quanto piuttosto un qualcosa a cui tutti noi siamo assuefatti. Il gesto di prendere il telefono, guardarlo, o semplicemente riappoggiarlo, mandare un messaggino, questo molto spesso ci viene talmente facile che non consideriamo che in quel momento forse dovremmo tenere gli occhi sulla strada e non sul telefonino. Purtroppo è una situazione che ci accomuna un po' tutti e dovremmo davvero prestare già più attenzione noi, ma soprattutto, visto che noi non ci riusciamo, forse una condanna del genere, soprattutto una minaccia simile, ci dovrebbe fermare. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Cambiamo proprio argomento, andiamo sul Corriere dello Sport e vediamo: c'ho Lazio, Simone abbatte la Juve 2-0, ora è durissima, l'Atletico spadroneggia, segnano Gimenez e Godin, il VAR toglie un gol a Morata, traversa di Griezmann, delude Cristiano Ronaldo, e Allegri però dice non è finita qui. E ancora vediamo che la Juve è sparita, e nella parte bassa della pagina, eccoci qua, la Lazio si fa male da sola, e infatti Siviglia vince 2-0 e passa, ma i biancocelesti sbagliano in difesa e anche sotto porta, Inzaghi Patric ai ferri corti. E Napoli Carlo si promuove, infatti la soddisfazione di Ancelotti alla squadra finora da un 7, stasera la sfida allo Zurigo, Mertens al fianco di Insigne. Ed ancora Icardi sta bene ma non gioca, per i medici il ginocchio è ok, il rientro però è un mistero. E Spalletti, assenza pesante, col Rapid l'Inter parte da 1-0. Ed infine nella parte più bassa della pagina, eccoci qua, lei è la mia ispirazione, da Lidetta Leotta, giornalista e conduttrice di DAZN, riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera in cui racconta appunto di questa sua avventura. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, sempre sul tema sportivo, apriamo Tutto Sport e vediamo che nella foto di apertura
eccoci qua, vediamo un 2-0, CR7 salva tu questa Juve, il VAR evita un rigore, un gol ai bianconeri che però sbagliano la partita, squadra senza coraggio e senza personalità, decidono Jimenez e Godin, il 12 marzo a Torino ci vorrà tutta un'altra Juve per tentare la rimonta e Khedira, operato al cuore, dice che tornerà fra un mese. Ancora vediamo nella colonna di sinistra, primavera di rigore con l'Inter, Supercoppa Toro è un vivaio d'oro. Ed ancora Icardi in castigo, non convocato per Inter Rapid, sta bene ma per ora è fuori. Ed infine dall'incubo alla gioia, Godi e Entella sei prima, questo per la Serie C, vetta conquistata dopo un'estate davvero assurda. Ed infine cambiamo argomento, sci nordico, via i mondiali, Pellegrino io per la storia. Ed ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali, ritorniamo appunto su quelli che raccontano l'attualità, la politica e comunque la cronaca e andiamo a vedere quali sono i fatti sulla stampa, il quotidiano di Torino, e vediamo che in apertura troviamo Papa Francesco, abusi sessuali, il Papa raduna infatti la sua chiesa e per la prima volta il Papa riunisce leader ecclesiastici di tutto il mondo per combattere la pedofilia nella chiesa. E ancora vediamo gli effetti con l'America in prima fila, insomma vicissitudini che per tanti anni sono state nascoste, tanti atteggiamenti, tanti sbagli che sono stati coperti da una struttura enorme qual è appunto quella della Chiesa, che adesso però vengono poste sotto la luce del sole e si spera davvero puniti, sanzionati e soprattutto messi non più a tacere ma messi davvero alla berlina. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, sempre dalla stampa, TAV intesa Lega 5 Stelle, l'opera va congelata, la mozione comune sulla Torino-Lione, Chiamparino sarebbe la pietra tombale, intanto le regioni tentano i gialloverdi insieme alla conquista dei feudi del PD e vediamo che questo quello che viene definito fronte neopopulista, polvere di stelle con una spruzzata di TAV, ovvero l'inizio di una divaricazione all'interno del partito Movimento per eccellenza, l'erede internettiano dell'antico modello del centralismo democratico. Infatti c'è l'accordo Movimento 5 Stelle Lega per una mozione comune sulla TAV e verrà tutto ridiscusso, ma non si sa ancora quando. Il governatore Chiamparino dice che l'Unione Europea chiedeva di fare in fretta questa decisione e la pietra tombale dell'opera, e Renzi accusa Di Maio, evita il processo a Salvini e lui in cambio rinuncia alla Torino-Lione. Ancora vediamo un ruolo per Salvini nel rilancio con Parigi e anche da questa parte pagina, rapita a Roma la figlia del disertore che ha sfidato Kim. E insomma si continua anche su questa pagina a narrare tante vicende ed ancora continuiamo a vedere che cosa ci racconta questa mattina il giornale partenopeo e andiamo a vedere infatti Il Mattino, fondato nel 1892, che parte proprio dall'alto con un dibattito, la lingua tradita, la scuola insegna a scrivere anche in napoletano. Ecco, questo sarebbe un bel messaggio anche e soprattutto perché spesso quando si diventa adulti si vorrebbe provare a scrivere in napoletano, ma è una capacità solamente di alcuni e forse davvero bisognerebbe studiare questa lingua e considerarla come tale. Il flop in Campania, Nino D'Angelo, donazioni d'organi, c'è tanta ignoranza. Ed ancora oltre l'azzurro, piedino palanca, la mia Camerino piegata dal sisma, qualcuno l'aiuti. Questo è l'appello che viene fatto appunto da questo sportivo. Ancora nella prima pagina del Mattino vediamo in apertura le inchieste, droga ai nuovi spacciatori tra bitcoin e chat segrete. E infatti l'ultimo caso viene proprio da Caserta, sgominata infatti una banda, indagati, pensate un po', 6 minorenni, il pacco a casa, è impossibile risalire a chi ha incassato la moneta virtuale. Hashish, marijuana, anfetamine, crack, LAD e pacchetti piccoli ordinati in rete, consegnati da ignari postini o altrettanti inconsapevoli corrieri ai narcos di ultima generazione, che si affidano ovviamente al web, pagano in bitcoin e beffando in questo modo i controlli. E poi i fornitori, criminali veri, ultimo caso a Caserta, 5 arresti e inoltre 6 giovani minorenni indagati. Insomma, davvero lo spaccio continua a fare proseliti, sembra sempre più all'avanguardia e cerca sempre di farli in barba alle forze dell'ordine. Fortunatamente non è stato così. E ancora vediamo per quanto riguarda la sanità al sud, anche l'altolà della Grillo allo spacchetto
Italia. Il ministro Azzaia, servizio uguale per tutti, manovra bis-setup, tensione tria 5 stelle, e quella che appunto è stata definita autonomia differenziata, fonte di tensione nel governo. Il ministro della Sanità Giulia Grillo dice serve equità nel servizio, no a vantaggi solo per alcuni. Un messaggio rivolto al governatore del Veneto Zaia che scrive: non è normale che i cittadini del sud vadano al nord. Intanto tensione tria 5 stelle su manovra economica e TAV. Il ministro alla TV francese: TAV penso si debba fare. E ancora il commento: l'autonomia è quello che è il rischio corruzione. A poco meno di 20 anni dall'entrata in vigore, una delle riforme più discusse della storia repubblicana, quella del titolo quinto della Costituzione, che nel 2001 attribuì alle regioni significativi poteri in numerosi ambiti, rischia di produrre uno dei suoi effetti più deleteri. Ed ancora la guerra tra tassisti a Napoli, cacciato, chiusa l'app online. Il cartello delle cooperative espelle infatti 60 autisti, concorrenza violata, e questa l'inchiesta che è emersa dall'antitrust. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina quelle che sono le pagelle di Ancelotti tra promossi e bocciati, e infatti a 3 mesi dalla fine della stagione Ancelotti ha dato il voto al suo Napoli, 7 pieno agli azzurri, ma vi sono anche insufficienze legate a prestazioni individuali, un legittimo senso abilmente celato da un professionista esperto di non completa soddisfazione per quello che hanno fatto finora gli azzurri. E ancora l'intervista alla D della GESAC, l'aeroporto di Salerno presto il via ai lavori per allungare la pista. E infine anche dal Mattino il Giallo, il sospetto prelevata dagli uomini di Kim, la nordcoreana sparita a Roma e il padre protetto dai nostri 007. E con questa ultima notizia della prima pagina del Mattino chiudiamo la prima parte della rassegna stampa, vi do qualche attimo di pubblicità e ritorniamo subito dopo per raccontare i fatti che ci riguardano un po' più da vicino. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione, in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.P.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi, offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la 9ª edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci sempre presenti qui in studio, pronti per andare a vedere quelli che sono i fatti che riguardano la regione Campania, Napoli in particolare, e soprattutto Caserta e la sua provincia. E cominciamo a studiare i quotidiani online a partire dalla Repubblica nella versione tutta napoletana. Ed andiamo a vedere proprio, cominciamo in apertura proprio con una buona notizia che arriva da Portici. Infatti apre proprio in questa cittadina, apre al pubblico il centro per curare le tartarughe marine ed è subito
momento tutto esaurito, 30.000 bimbi prenotati fino a giugno. E infatti tutti questi 30.000 bambini sono pronti a scoprire il mondo delle tartarughe marine, un mondo fragile da difendere quotidianamente. Le tartarughe infatti sono ambasciatrici della salute del mare e ora scuole e famiglie potranno conoscerle da vicino e studiarle nel Tartar Center di Portici. Potranno vedere i danni della plastica nell'esofago di un cucciolo, lenze e ami intrecciati, la violenza di un'elica di un motoscafo e potranno osservare da vicino il lavoro di biologi e medici per salvarle e farle tornare a nuotare in mare aperto e quindi libere. A 2 anni dalla sua inaugurazione, il centro ricerche tartarughe marine nel porto del Granatello apre così le porte al pubblico ed è già sold out fino a giugno. 30.000 prenotazioni da tutta Italia ma anche dall'Europa. E la stazione Anton Dorn di Napoli, centro di eccellenza per lo studio e la ricerca marina, scommette sui bambini per salvare i nostri mari dall'inquinamento e ovviamente dall'uomo. Questa è la notizia che abbiamo voluto dare in apertura, proprio per raccontare anche le buone notizie e soprattutto per dare una possibilità al nostro futuro grazie ai bambini, che sono davvero il terreno fertile su cui investire per poter cambiare qualcosa o almeno tentare di farlo. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo sempre sulla Repubblica. Emma Marrone canta a deboli e attenzione, grida aprite i porti, fan in delirio ma anche attacchi sui social. E infatti è proprio Emma Marrone che canta a deboli e che cosa è successo? Per vederla lunedì 19 sono arrivati fan da tutta la Campania, dalla Puglia, dalla Calabria e il Palace era tutto esaurito con sostenitori felici ed anche in delirio, ma la cantante salernitana spiazza tutti dal palco gridando aprite i porti, il pubblico applaude, ma quando lei ieri sera pubblica le foto del concerto sulla pagina Facebook, tra cuoricini e dichiarazioni d'amore partono anche gli attacchi e gli insulti, infatti gli viene detto apri la porta di casa tua, stai zitta. L'artista, nota per il suo impegno sociale, usa il palco per lanciare un messaggio contro Matteo Salvini, ribaltando lo storico slogan del titolare del Viminale, chiudiamo i porti. E prima di andare via, Emma Marrone saluta il pubblico di Epoli dicendo fai bene a dimenticare, fai male e pensa. Insomma, anche dal palco una cantante annuncia il suo punto di vista, ovviamente questo scatena i suoi fan, ma anche chi fan non è e soprattutto le velleità di chi racconta situazioni diverse. Insomma, ognuno ha la sua opinione, ognuno sembra essere libero di raccontarla come può e come vuole. E ancora passiamo alla cronaca, Camorra assolto anche in appello, l'ex portiere taglia la tela, era accusato di essere un prestanome del clan Mallardo. E infatti vediamo che la seconda sezione della Corte di Appello di Napoli ha appunto assolto l'ex portiere del Napoli dall'accusa di essere un prestanome, l'estremo difensore che ha militato nella squadra azzurra per 5 stagioni a partire dal 1993. Già in un primo tempo era stato scagionato dall'accusa mossa dalla DDA di intestazione fittizia di alcuni autoveicoli e di associazione e stampo mafioso. La procura antimafia però presentò il ricorso e nel pomeriggio di ieri infine i giudici di secondo grado hanno messo fine a questa vicenda. Pino Taglialatela è stato difeso in entrambi i gradi di giudizio dai penalisti Luca Capasso e Monica Marolo. Siamo soddisfatti, ha commentato l'avvocato Capasso, l'esito è stato quello che ci aspettavamo. Anche Pino è soddisfatto e in questo momento sta festeggiando. L'assoluzione ha messo la parola fine a una brutta vicenda che ha prodotto forti ripercussioni sulla sua vita anche lavorativa con la perdita di una serie di contatti. Ed ancora ci spostiamo su un'altra testata online, andiamo a vedere questa mattina che cosa ci racconta il Mattino nella sua versione online e vediamo che da Napoli si parla del pasticcio degli avvisi tari, calcoli errati ma anche scambi di persona. E infatti i crediti da riscuotere sono tantissimi e gli avvisi di accertamento sono partiti troppo in fretta. Proprio dalla necessità di recuperare in tempi stretti le ingenti somme non riscosse sono scadute, come era prevedibile, migliaia di richieste di pagamento illegittime. I crediti da riscuotere riguardano la TARI, la tassa sulla spazzatura non pagata del 50%, ovviamente dal 50% dei napoletani, un tasso di evasione sempre altissimo che ha indotto il Comune ad inviare nelle ultime settimane del 2018, pensate un po', oltre 600.000 avvisi di accertamento ai contribuenti morosi per i mancati versamenti delle annualità, comprese tra il 2014 e il 2017. Il numero di cittadini è talmente elevato che anche negli uffici comunali pochi negavano la difficoltà dell'operazione. Anche gli stessi funzionari hanno riconosciuto che sarebbe stato inevitabile commettere degli errori in una quantità così cospicua di avvisi di accertamento. Errori che purtroppo, a quanto pare, ci sono stati e sono stati
piuttosto evidenti. E ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano da questo quotidiano online: studenti fantasma nella paritaria, in 100 esclusi dalla maturità, e infatti è stop alla maturità per 100 studenti. Figuravano iscritti a Nocera Inferiore presso una scuola cancellata dall'elenco regionale delle istituzioni scolastiche paritarie. Si apprende infatti dall'ufficio scolastico provinciale che sono stati depennati dagli aventi diritto a frequentare il prossimo esame di Stato gli studenti che risultavano iscritti presso l'ex scuola paritaria Nocerina, dove sia gli ispettori del Ministero dell'Istruzione sia i giudici del TAR hanno riscontrato gravi irregolarità al punto da far scattare la revoca della condizione paritaria. I giudici del TAR Campania, con sentenza del 21 gennaio scorso, avevano rimarcato la totale mancanza di studenti rilevata in ben 3 visite di controllo. E da ieri al provveditorato di Via Monticelli si affrettano a far sapere che gli iscritti della scuola in questione non hanno più diritto a sostenere le prove di Stato. Insomma, anche qui una brutta beffa per tanti studenti. Ancora veniamo infatti da Caserta e la sua provincia, ci spostiamo adesso a Parete, dove un operaio cade da un'impalcatura ed è grave. Infatti è stato investito, questa è la prima dichiarazione resa da un operaio che ieri mattina ha accompagnato in auto il suo collega all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, con ferite multiple su tutto il corpo. Ben presto però i medici hanno scoperto la verità: le ferite erano compatibili con una caduta dall'alto. Così è scattato immediato l'allarme. In ospedale sono giunti gli agenti di polizia e commissariato di Aversa, che hanno avviato le indagini. Il cittadino rumeno, portato in condizioni gravissime al triage di Aversa, era caduto in realtà da un'impalcatura di un cantiere situato fra Parete e Giugliano in Campania. Sul posto del ferimento sono giunti gli agenti di polizia di Aversa e il nucleo dell'ASL, che si occupa di infortuni sul posto di lavoro. L'operaio ferito è stato poi trasportato all'ospedale di Caserta in attesa di essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. E ancora rimaniamo nella provincia di Caserta, vediamo che accade una rissa a Trentola Ducenta, però ci scappa il ferito, arrivano i carabinieri. Infatti dalle parole si è passati ai fatti, è bastato poco per far scatenare l'inferno a Trentola Ducenta in via Tulipani. Infatti abbiamo visto che si è trasformata in un ring poco dopo le 20 di ieri sera, quando un uomo rumeno di circa 30 anni è stato colpito più volte da un suo connazionale ed è stato lasciato a terra al centro della strada. Per difendere la vittima dell'aggressione sono però intervenute altre persone che hanno partecipato alla rissa. In via Tulipani sono giunti moltissimi, l'aggressore sarebbe però riuscito a fuggire. Ora i carabinieri della locale stazione sono sulle sue tracce, mentre il ferito è stato trasferito all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, però ovviamente sui motivi della rissa stanno ancora indagando i carabinieri, perché non si conosce ancora il movente. Continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani locali, ci spostiamo adesso su Caserta prima pagina e andiamo a vedere i fatti che vengono raccontati da questa testata. E vediamo infatti che si parte dalla cronaca: trattore in fiamme davanti al ristorante, momenti di paura nella serata a Baia e Latina, nei pressi del ristorante County House, quando un mezzo agricolo ha infatti preso fuoco. Andiamo a vedere proprio cosa ci racconta, eccolo qua, vediamo il mezzo in bruciato con accanto un vigile del fuoco. E dicevamo, quando un mezzo agricolo ha preso fuoco all'interno di un podere nella frazione Paia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Piedimonte Matese, che hanno chiesto rinforzi alla centrale. In zona stava giungendo intanto un mezzo del distaccamento di Teano, che è stato dirottato in tempi brevissimi sul drammatico incidente sulla 1 per estrarre una persona che era rimasta incastrata intanto nelle lamiere di una Jaguar. A quel punto è partita un'autobotte da Caserta, che ha raggiunto la località matesina e spento l'incendio. Il rogo a quanto pare è stato provocato semplicemente da un guasto meccanico. E ancora continuiamo a vedere le notizie che arrivano da Caserta a prima pagina, vediamo i 5 arresti, la droga era ragazzi pagati con i bitcoin, scatta la retata, accaduto ieri mattina a Santa Maria Capovetre. Ed ancora vediamo che questa vicenda ha scosso un po' le persone, soprattutto considerate che 6 degli indagati sono giovanissimi. Ancora vediamo la prima pagina di Caserta News, vediamo quali sono i fatti in primo piano: camorra, 50 arresti, Donadio e Buonanno a capo del gruppo, preso anche il figlio dell'imprenditore. Infatti avevano creato un impero tra aziende
e società di scommesse. E nella parte più bassa, sempre cronaca, titolare del distributore di benzina, indagati per truffa aggravati, hanno contestato il contratto firmato dopo aver preso, pensate un po', oltre 300.000 euro. Ed ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Ad Aversa, rapinatore del supermercato fermato da carabiniere fuori servizio. Ed ancora l'udienza per l'ex sindaco di Capua davanti ai giudici, ore cruciali per la scarcerazione. Veniamo proprio nei dettagli questa vicenda. Infatti stiamo parlando dell'ex sindaco di Capua, Carmine Antropoli, che si appella al riesame per rivalutare l'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, in particolare per il clan dei Casalesi. E nella mattinata di ieri, infatti, innanzi al giudice del Tribunale della Libertà di Napoli c'è stata la discussione con i magistrati della DDA, che hanno depositato una memoria, così come i difensori di Antropoli, gli avvocati Angelo Reucci e Mauro Iodice. Hanno discusso provando a minare l'impianto accusatorio. La decisione è attesa nelle prossime ore. Antropoli infatti fu arrestato il 4 febbraio insieme all'imprenditore di Casapesenna Francesco Zagaria, soprannominato Ciccio Ebbrezza. Secondo la DDA, il clan dei Casalesi ha condizionato lo svolgimento delle elezioni amministrative per il Consiglio Comunale di Capua, che si sono svolte il 5 giugno 2016, grazie alla forza di intimidazione di Francesco Zagaria, affiliato al clan dei Casalesi. Antropoli, all'interno del suo studio medico, un percorso a cui ha dato luogo materialmente lo Zagaria, avrebbe indotto un avversario politico a ritirare la candidatura alla carica di consigliere comunale. E con questa vicenda termina la rassegna stampa di questa mattina. Vi ringrazio per essere stati con noi, soprattutto ringrazio Tecnocampus che ci ha offerto la possibilità di stare qui con voi. A voi tutti l'augurio di una magnifica giornata e soprattutto un passo alla volta, arriverete lontano. Buona giornata a tutti e ci vediamo domani. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.